La famosa icona dell'architettura, Paolo Portoghesi, ci ha lasciati oggi a 92 anni nella sua dimora di Calcata, vicino Roma, dove risiedeva da molti anni. La conferma arriva dal suo collega e professore della Sapienza, Luca Ribichini. Fino alla fine, Portoghesi ha mantenuto la lucidità, impegnato nella scrittura di un libro dedicato alla bellezza. Conosciuto come il principale rappresentante del postmodernismo in Italia, la sua influenza si è manifestata in una serie di progetti significativi come la Moschea di Roma, Casa Papanice e la Chiesa della Sacra Famiglia di Salerno. La sua carriera ha abbracciato una vasta gamma di interessi e responsabilità, dalla teoria alla pratica, dall'insegnamento universitario alle posizioni istituzionali, come la direzione dell'architettura della Biennale di Venezia dal 1979 e poi presidente dal 1983 al 1993. Portoghesi ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'architettura, con progetti che spaziano dalla Casa Baldi del 1959 alla più nota moschea di Roma, dai complessi residenziali dell'Enel di Tarquinia all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, dal Teatro di Catanzaro al restauro della Piazza del Teatro alla Scala di Milano. L'estero ha visto opere come residenze a Berlino, giardini a Montpellier, alberghi e fast food a Mosca e la Moschea di Strasburgo. In un'intervista all'Ansa, identificò tre lavori che lo rappresentavano meglio: la Chiesa della Sacra Famiglia a Salerno, la Chiesa di San Cornelio e Cipriano a Calcata e la Moschea di Roma. Da molti anni, viveva con la moglie, anche lei architetto, Giovanna Massobrio, nel suggestivo borgo medievale di Calcata, in una maestosa dimora circondata da un lussureggiante giardino, ospitando spesso studenti di geoarchitettura del corso che ha tenuto per anni alla Sapienza. Nel 2016 ha donato il suo archivio al Maxi. Il suo ultimo lavoro del 2019 è la Concattedrale di Lamezia Terme, che sintetizza le sue riflessioni sul sacro. Nonostante le sue preoccupazioni per le condizioni di Casa Papanice, Portoghesi stava lavorando su un manifesto per la conservazione delle opere architettoniche contemporanee, sottolineando l'importanza della natura e della bellezza nell'architettura.